Ciao a tutti ragazzi, sono Alala ed oggi vorrei fare il video acquisti dei manga che ho letto nel giro di, diciamo, 2 settimane. Infatti, diciamo che questa volta, diversamente da come faccio, ogni settimana, ho saltato, ho scalato appunto 2 settimane perché in una settimana non avevo acquistato niente e nell'altra settimana avevo acquistato sì delle cose, avevo acquistato dei manga, però erano diciamo più numeri della stessa serie e quindi non volevo fare un video acquisti troppo monotono, ho aspettato e ho messo tutto dentro questo video acquisti che risulterà ovviamente abbastanza corposo. Inoltre vorrei dire che ci sono diversi recuperi abbastanza significativi, ma lasciamo stare e iniziamo con gli acquisti Star Comics. Allora, ho acquistato Le bizzarre avventure di JoJo Diamond is Unbreakable numero 5. In questo numero i protagonisti sono ovviamente Josuke e compagni. C'è un capitolo, o anzi più capitoli, dedicati a Josuke e Jotaro che devono cacciare un topo dai poteri stand. C'è l'avventura di Koichi e Rohan che vengono a contatto con una ragazza fantasma e infine riguarda sempre un'altra avventura di Josuke, che insieme al compagno incontrano un ragazzo che grazie ai suoi stand riesce a racimolare spesso tanti soldi e vabbè, diverse cose, diciamo. Mi sta piacendo molto questa serie Diamond is Unbreakable, però diciamo che mi sembra quasi una serie con degli episodi autoconclusivi. Soprattutto per questo numero, quindi mi sta piacendo tanto, però Stardust Crusader secondo me aveva un filo diciamo di struttura un po' diverso, mi piaceva un po' di più, però in fondo questo è solo il quinto numero e tra l'altro queste storie mi piacciono lo stesso, quindi non c'è assolutamente niente di male. Poi passiamo al Detective Conan numero 31. In questo numero il caso che sicuramente mi è piaciuto un po' di più è il caso quello che si svolge nella spiaggia, anche quello diciamo di attori abbastanza bello, di Eiji però non mi piace tantissimo, però in generale è un numero che mi è piaciuto abbastanza pur non essendo niente di grandioso, diciamo che è stata una lettura abbastanza sì, buona, niente di più. E poi abbiamo dei recuperi abbastanza importanti, ovvero il Dottor Slamparale numero 2, numero 6 e numero 20. Allora, sono riuscito appunto a recuperare questi tre numeri del Dottor Slamparale. Ovviamente è una serie che a me piace tantissimo perché fa veramente tanto ridere. Peccato che comunque quelli che fanno veramente ridere sono questi due. Il 20 praticamente è una parte in cui Toriyama era già entrato in una fase dove disegnava delle avventure un pochino monotone, un pochino meno divertenti comunque, sempre delle belle storie. Poi passiamo ad altri recuperi importanti. Ci sono degli anime comics di Dragon Ball, il secondo sì, di Dragon Ball, che diciamo è abbastanza bello, pur non avendo niente di incredibile, ha una trama e uno svolgimento sì, carino. Poi c'è il terzo di Dragon Ball, che invece è qualcosa di veramente brutto, fatto male, in velocità, che non mi è piaciuto. E poi il quarto di Dragon Ball Z. Anche questo direi che è abbastanza brutto, ricorda in una maniera quasi spudorata il Gran Demone Piccolo, quindi anche questo non mi è piaciuto. E poi abbiamo lo speciale di Dragon Ball, quello riassuntivo della prima parte, chiamato poi La nascita degli eroi, che in realtà però il titolo sarebbe comunque Il cammino dell'eroe. E comunque diciamo che il film mi piace molto, però avendo comunque una durata superiore agli altri anime che diciamo normalmente non durano neanche un'ora, per adattarlo praticamente allo stesso formato, cosa hanno dovuto fare?
hanno dovuto praticamente fare molto in velocità e quindi le vignette sembrano non seguirsi più di tanto, quindi la lettura può essere un pochino confusa da chi non ha visto il film, però comunque è abbastanza bello. Poi passiamo agli acquisti Planet. Ho acquistato l'Olmo, un manga che mi è piaciuto molto, è veramente bellissimo, ci ho già fatto la recensione, quindi non serve che dica altro. Poi abbiamo un recupero che quando l'ho visto non ci ho creduto. Tra l'altro l'ho pagato col prezzo di copertina, ci sono rimasto in una maniera impensabile, perché ho trovato Naruto numero 27. Naruto numero 27 non riuscivo a trovarlo, non so che cosa succedeva, le ristampe non si vedevano, non si vedeva niente, sono riuscito finalmente a recuperarlo, mi è piaciuto abbastanza in questo numero, è sicuramente importante tutto il passato di Kakashi, del suo gruppo, molto bello, e poi ho acquistato anche il numero 33. Infatti ho dovuto leggere tutti quelli che avevo acquistato prima, tutti di seguito. Naruto mi sta piacendo un pochino meno rispetto alla serie di prima, insomma al Naruto. Questo ormai siamo già in Naruto Shippuden o Shippuden, vabbè, però credevo fosse un crollo più grande, invece diciamo che tutto sommato secondo me rimane comunque un bel manga e in questo numero vediamo che Naruto è in grado di trasformarsi nella volpe a 9 code, fino a 4 code, cioè praticamente nello stadio in cui perde il controllo. Sì, è una lettura sicuramente piacevole, malgrado giusto giusto qualche calo, però secondo me è sempre bello. La cosa brutta è che probabilmente mi sono di nuovo fermato con Naruto, infatti l'idea di proseguire con regolarità è svanita subito perché giusto oggi cercavo il 34, non l'ho trovato perché anche quello non si trova. Bene, passiamo ad Hunter x Hunter numero 11. In questo numero, diciamo, i nostri protagonisti, Gon, Killua, Leolio e Kurapika, a eccezione di quest'ultimo, non avranno un grande ruolo. Hanno più spazio, diciamo, i personaggi della brigata e anche i vari personaggi delle bande mafiose. Infatti ci sono, come possiamo vedere, diversi combattimenti. Non mancheranno ovviamente i classici discorsi sempre presenti che però sono davvero interessanti e che ti appassionano. In questo numero è molto importante, inizia finalmente l'asta e Kurapika rincontra i suoi vecchi compagni giusto alla fine del volume. Molto molto interessante. Poi abbiamo Fullmetal Alchemist numero 9. In questo numero Edward, Alphonse e Winry vengono a sapere della morte di Hages, purtroppo affligge tutti, è una cosa sconvolgente, il numero non è tantissimo d'azione visto che ci sono molti discorsi, però ovviamente come possiamo vedere ci sono diverse comunque azioni di combattimento, è ovviamente un bel numero, coinvolgente, molto bello. Poi passiamo a Bleach numero 17. Sembra che questa saga del salvataggio di Rukia stia per concludersi, ma questo sembra è proprio un vero e proprio sembra, perché vediamo che giusto alla fine sembra iniziare l'esecuzione di Rukia, però ovviamente non si sa ancora niente. Per il resto vediamo comunque alcuni combattimenti, come per esempio quello di Kaname contro Zenpachi, adesso se riesco a trovare una tavola adeguata, perché comunque i combattimenti sono sempre più avanzati, non sono proprio più quelli di una volta, è tutto diverso. Ovviamente è bello, scorrevole e tutto il resto. Poi ho deciso di iniziare una serie abbastanza conosciuta che mi faceva da sempre un po' gola e adesso ho comunque deciso di iniziarlo. Ho recuperato i primi tre numeri, sto parlando di Berserk. Ah già, bisogna metterlo così. Berserk, numero 1, 2 e 3. Berserk ha una storia che veramente mi sta piacendo tantissimo. Infatti non è tanto il protagonista o i personaggi, ma è proprio la storia in sé che mi sta piacendo
veramente tanto. Ovviamente sto recuperando la Berserk Collection, che purtroppo, diciamo, mi sono già fermato perché il quarto numero è esaurito, dovrebbe essere ristampato a fine dicembre, ma non ne sono sicuro. Però questi primi tre numeri mi sono piaciuti veramente tantissimo. È una serie che probabilmente mi è piaciuta così tanto perché comunque è stato l'impatto di leggere una cosa del genere dopo aver letto dei manga molto diversi, perché io una cosa del genere non l'avevo mai letta. Quindi questo manga mi è piaciuto tantissimo. Se lo trovo lo continuo, perché purtroppo ci sono diversi numeri esauriti. E quindi, insomma, per un manga del genere mi dispiace andare avanti saltando. È un peccato. Vorrei cercare in qualche modo di proseguire insomma, senza avere buchi. Con questo ho finito, l'avete visto, sono stati degli acquisti in generale abbastanza buoni. Vi rimando al prossimo video e alla!